capuzzola, stavo guardando dall'altra parte. Vabbè, primo attacco sul cobra testa rossa. Che botta, ragazzi! Che botta! Che botta! Ancora! Pazzesco! Cioè, pazzesco, pazzesco, ero qui quasi disperato perché dopo i primi tre attacchi della mattinata non riuscivo più a vedere cacciate sull'esca, zero, eh. Era un po' che ci pensavo di rimettere su il molle Tix Cobra ed è stata la mossa vincente, primo lancio. Anche l'altra volta che l'ho usato è stato l'unico attacco che l'ho visto su questo artificiale. Pazzesco. Fa veramente la differenza a volte. Tra l'altro pesa 10 grammi. Questo è un bel pescione, questo, ragazzi. Questo è un bel pescione. Bello, bello. C'è tutto. C'è anche il cambio dell'esca, mi sa, eh. Ok, ostia, questo è grosso, ci voleva Mauro che li misura, la canna è l'inseparabile 2,70, il mulinello e il Mitchell 300,
310X mi sembra, non mi ricordo più. Guardate che bello. Ehi, è bello sì questo, eh. Guardatevelo. E l'artificiale è il Mollet TX Cobra. Tra l'altro ne sto facendo una piccola produzione di serie da vendere, perché è interessante. Dai, fatti slamare, ragazzo. Lunghezza circa 7 cm, peso circa 10 grammi. Ottimo, 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 ottimo. Secondo me queste zigrinature fanno qualche movimento in acqua, creano qualche turbolenza, perché sì, perché è interessante. Ciao bello, vai, fatti vedere ancora un secondo, guardate che sventola, bello, vai, 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 vai. Wow. Oh, che botta ragazzi, che botta. Che botta!